vengono poi questi sindaco popolante per la gioia di questa bella manifestazione. Grazie per la presenza generosa e l'attenzione si pone a una festa del genere. L'uomo che sogna di amore, di essere amato e di amare, ecco perché ci troviamo tutti insieme. Diciamo la preghiera di Gesù, Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Guardiamo la benedizione a coloro che hanno fatto 50-60 anni di matrimonio. E tutti coloro che iniziano, coloro che giovani che teniamo presenti, soprattutto in una situazione da guardare più delicata perché dicevano 50 anni. Quando Don Peppino mi ha detto che 50 anni fa erano circa 30 matrimoni e oggi c'è solo un declino dell'umanità, nel momento in cui c'è viene meno la famiglia, viene meno la vita. Allora siamo questi giorni ad avere coraggio. E poi la serata si conclude, facciamo un patrimonio a questi cari che sono perché dopo la mistica c'è la mastica. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio potente, Padre e Figlio e Spirito Santo e sul cibo che è stato preparato succulento da queste brave mani e bocche aperte. Buona serata a tutti. Sindaco di Abriola, qui nelle immagini, davvero un successo di questo San Valentino nonostante la pioggia. I comitati dell'associazione e tutti coloro che hanno partecipato, che hanno venuto qui stasera presenti e quindi per aver realizzato questo bigliettino da visita, questa verità turistica, San Valentino tutto l'anno, quindi grazie a loro, grazie a tutti, c'è stata una sinergia, le manifestazioni si stanno realizzando, quindi andiamo con San Valentino 2024. Ma non finisce questa sera, continuerà anche domani pomeriggio con l'accensione del parrocchia, questo San Valentino 2024 che abbiamo realizzato, un bigliettino da visita, una promozione turistica, ad Abriola, paese dell'amore, chi viene perché venire ad Abriola? Perché c'è il paese dell'amore, quindi pertanto bisogna venire anche durante l'anno per rilassarsi, per un momento di relax, per un momento di degustazione, per assaporare, ma anche per degustare, ma anche per assaporare quelle che l'ambiente naturale, paesaggio, con il comprensore turistico che ha la serata per favore, con gli anni da sci, come strutture, non più il comune. Quindi noi lavoriamo per creare queste condizioni, per creare questo piacere. E grazie a tutti e buona continuazione di buon San Valentino. Auguri a tutti, grazie alla festività continua. Ecco la prima produzione di prodotto tipico. Allora, ci è stato assegnato questo ruolo importante che siamo onorati come associazione Comuni Potentini. Partiremo con un nuovo pochè perché dobbiamo sfruttare i prodotti del territorio. Avremo una fonduta di formaggio di caciocavallo podolico che possiamo vedere con un nuovo pochè, dei peperoni secchi e dei crostini. Con i prodotti del territorio abbiamo pensato di creare una mousse di pollo. Da Briola abbiamo Pierfone Polli, ci hanno messo a disposizione questo prodotto, è una mousse di pollo su un'insalatina campestre con della rughetta e una julienne di insalata, delle patate e a mo' di gelato verrà presentato. C'è qua che lo prende qua. Allora, verrà presentato praticamente. Grazie Giuseppe. Verrà presentato un gelato, ma è un gelato salato fatto con il pollo, che è un'azienda di Abriola che da tanto tempo ci onore di rappresentare facendo questa trasformazione. Quindi, di carne bianca. Un attimo, questo gelato è determinato da tutti questi prodotti, certo. Quindi dalla verdura di Abriola. È una composizione, praticamente abbiamo fatto una composizione del pollo, abbiamo dato un contorno con un'insalatina, abbiamo messo delle patate e con il pollo abbiamo fatto una mousse. C'è una chips di patate viola con della polvere di
paprika e abbiamo completato un piatto creato da tutti i cuochi dell'associazione. Qui stiamo preparando dei ravioli che abbiamo dedicato a San Valentino. Nella pasta gialla abbiamo messo dei peperoni secchi, c'è una farcia, c'è un pesto che abbiamo creato con del pomodoro secco e del pomodoro crudo, delle noci, dei capperi e un po' di lime. C'è anche un po' di pancetta che usiamo da briola, che noi chiamiamo nuglia, e quindi questo è dedicato proprio alla serata. Abbiamo creato questo piatto per il San Valentino di Abriola. Quindi è pronto il piatto di ravioli. Questo è pronto. Vediamo per gli utenti il piatto di ravioli lucano. C'era lucano doc, quindi con prodotti originali della Basilicata, come si evince dalle immagini. Che tanto tempo fa da Briola, ad Abriola c'erano due vecchietti che facevano questi dolci per i matrimoni e abbiamo voluto rievocare questo dolce. Ma è molto importante, i dolci della cioccolateria, le delizie di San Valentino, sono stati praticamente creati da loro, sono delle ragazze bravissime del paese e hanno creato questo cuore in onore del santo. Un bacio dedicato a San Valentino con un cuore di amareno e pasta di mandorle. Proprio il nostro presidente nazionale è venuto al posto per noi per decidere della Viola. Noi stiamo facendo come nazionale di gara a vino, di partire per la Viola, però non ci deve per noi questo saluto. Grazie, sono un attimo solo. Sono di potenza, non è che è venuto. Ma sono qua perché la chiesa per il presidente che è per realizzare queste importanti manifestazioni, perché la Viola è un qualcosa che io sono qui per non aver partecipato. Grazie. E rinnovare la promessa fatta da lì per quanto riguarda. E complimenti per me. Grazie e buonasera. Grazie a voi, adesso proprio ci diamo, apriamo, così dopo facciamo un po' di degustazione e dal tempo noi ci organizziamo per presentare il libro, ci abbiamo detto come vediamo. Con le associazioni che devono essere tutti qua presenti, perché dopo procederemo anche a domandare le associazioni. Grazie, adesso apriamo cose.